Oggi andiamo a trasformare le nostre foto in vere e proprie opere d'arte. Iniziamo! Ciao, sono Armando Alibali e oggi trasformiamo le nostre foto in veri dipinti iperrealistici attraverso l'utilizzo di un plugin per Photoshop che ci permette di trasformare qualsiasi foto. Andiamo subito a vedere come installare e utilizzare questo plugin. Dobbiamo andare sul sito theorangebox.com. Qui dobbiamo scaricare questo pannello, l'FX Box, che ci consente poi di aggiungere il plugin all'interno di Photoshop e, come ci dice, questo plugin funziona dal Photoshop CC 2014 in poi. Quindi, se voi avete una versione precedente, non funzionerà. Clicchiamo su Download. E intanto ci scaricherà velocemente il primo file che ci serve. Andiamo adesso su Photoshop Add-ons e cerchiamo tra i vari effetti che in questo sito si trovano, quello più interessante per adesso è questo qua, Real Paint FX. Qui si aprirà la pagina che spiega un attimo come installarlo. E non serve perché ve lo dirò in questo momento. Andiamo su Download e si aprirà l'Envato Market. Questo plugin sì, è a pagamento, ci costa 15 dollari, però l'effetto che poi avremo sulle nostre foto sarà veramente spettacolare. Quindi, secondo me, ne vale la pena. Poi, attualmente io non ho l'abbonamento di Envato Market, quindi non so se attraverso l'abbonamento questo plugin è incluso. Nel caso, fatemelo sapere nei commenti perché sarebbe utile saperlo. Una volta scaricato, andiamo su Photoshop. Su Photoshop andiamo su File, Scripts, Browse, cioè cerca, e dobbiamo andare ad aprire FX Box Installer. Una volta caricato, andiamo a caricarlo. Uscirà che è tutto ok e io l'avevo ovviamente già fatto. Andiamo su estensioni e apriamo FX Box. Si aprirà questo pannello. Ora questo è vuoto perché ovviamente dobbiamo aggiungerci l'effetto. Andiamo sul tasto più e applichiamo l'effetto che abbiamo scaricato, Real Paint FX Installer, che si troverà all'interno della cartella che acquisterete. Ovviamente all'interno ci saranno anche dei mockup, delle texture da aggiungere come effetto aggiuntivo a questo plugin, ma andiamo a vedere appunto adesso come questo funziona. Ok, ci dice che l'abbiamo installato, bisognerà vedere perché all'inizio a me si è aperta una finestra, quindi appena noi cliccheremo si aprirà un'altra finestra che in questo caso a me non esce più, quindi ho dovuto prendere l'immagine dal manuale. Infatti qui apriamo, si aprirà questa finestra e voi dovrete cliccare su Load as Tools. Una volta installato apparirà appunto questa qua. Ecco qui il nostro effetto. Come al solito io vi porto sul canale sempre più esempi. Quindi in questo caso è una foto che ho scattato subito dopo il lockdown e ovviamente abbiamo il Pantheon e andiamo a vedere come l'effetto agisce su questa foto. Applichiamo l'effetto e ora verranno applicati i vari livelli per arrivare al risultato finale. Ed ecco qui, come vedete ragazzi, il risultato è veramente straordinario. Sembra proprio un dipinto perfetto. Guardate bene i dettagli. E ovviamente si può benissimo personalizzare. Ad esempio, qui abbiamo le texture. Se a noi non ci piacciono queste linee pesanti, le possiamo levare, possiamo aggiungere altri effetti, l'effetto tela, oppure
altre texture molto interessanti. Poi abbiamo da personalizzare la pittura sui bordi oppure anche le gocce di pennello, come se nella velocità della realizzazione fossero cascate delle gocce che rendono molto più realistica la scena. Se vogliamo andare a modificare qualcosa, questo plugin ci offre subito una maschera, quindi segnata di rosso, che ci permette di andare a fare delle modifiche. Ad esempio, ovviamente io lo lascerei così anche con queste imperfezioni perché sembra ancora più defetto e andiamo per esempio in questo caso con un pennello opacità 100%, flow 10%. Andiamo a sistemare, ovviamente col bianco, perché la maschera è nera, quindi andiamo a operarci sopra. Andiamo a migliorare quello che non ci piace. Per esempio il bordo, leviamo qualche sporcizia del blu ed ecco qui, una volta stampato renderà molto. Come sempre io vi porto ben due esempi, quindi l'altro esempio sarà un ritratto. Qui abbiamo una foto sempre scattata da me, in questo caso in controluce, come potete vedere i bordi perché mi sembrava la situazione migliore per scattare, e applichiamo di nuovo l'effetto. Ed ecco qui che il risultato è ancora una volta veramente straordinario. Basta zoomare e vedere come i diversi tipi di pennellate abbiano reso questa immagine un vero e proprio dipinto. Non vi ho detto prima che qui possiamo osservare anche i livelli di pittura. Come vedete, man mano che andiamo, le pennellate si ingrandiscono. Voi ovviamente potete personalizzare, non lo so, ad esempio il verde di quest'area lo possiamo fare con pennellate un po' più grandi, quindi andremo a mettere una maschera e ovviamente nella maschera includeremo soltanto le pennellate grandi in questa parte. Un'altra cosa che ci permette di fare questo plugin è quello di animare. Io sinceramente non ne vedo questo grande bisogno, però vi spiego come funziona. Andiamo su finestra, apriamo timeline e applichiamo l'effetto animazione. Ci creerà un'animazione che ci fa apparire il nostro dipinto piano piano da una fase iniziale a una fase finale. Se noi clicchiamo su play, andiamo a vedere come da una prima pennellata molto approssimativa e quindi da una bozza andiamo al risultato finale per poi ritornare indietro. Come avete visto, con un semplice clic abbiamo ottenuto un effetto straordinario. Possiamo quindi trasformare tutte le nostre foto in veri e propri dipinti e personalizzarli successivamente. Lo ritengo un plugin fatto molto bene e molto semplice da usare. Inoltre, all'interno della cartella che voi scaricherete avrete anche alcuni mockup o alcune texture da aggiungere per poter personalizzare maggiormente ogni vostra foto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, commentate per farmi sapere cosa ne pensate di questo effetto, ma se volete anche che vi porti altri tipi di plugin di questo genere, ovviamente ricordatevi di iscrivervi, di condividere e di attivare la campanellina. Ciao!